Allora, abbiamo sentito rustolare la pallina. La vedi? Io ho visto che è venuta in qua. È andata di là, addirittura, nell'altra Dov'è la stanza. pallina? Guarda. Dov'è la pallina? Te dimmi come Sì. da qui possa essere andata là. Cioè, io pensavo venisse in giù, non che andasse È lì. caduta comunque anche l'altra pallina, nell'altra rampa di scale di un gradino. Sì. E il Questa K2 invece sta ha andando proprio, di questa brutto. invece ha rimbalzato proprio perché l'ho sentita io da laggiù in fondo. Cioè abbiamo una, due, tre stanze più i bagni, quindi si è sentita benissimo, ma non, cioè, la cosa illogica è che la scala è fatta a chiocciola, come ha fatto ad andare in là? Appunto è quello che mi domando, di logica dovrebbe essere tipo qui. E Sì, esatto, dovrebbe essere. lì non lo so. È come se qualcuno l'avesse tipo spostato, non saprei neanche dire come. Proviamo a rimettergliela. Ciao Pia. Tanto sei sempre o te o il bambino. Allora, tu sei quella delle palline. Sì, se fai la telecamera la metto a posto, te la dico. Ok. Pia, ti riposiziono questa pallina di plastica. Non so se sei stata tu o il tuo bimbo a farla. Oddio, ho avuto una sensazione stranissima a guardare su nelle scale. Sì, in effetti Non lo so fa perché. abbastanza venire i brividi. Non so perché ho avuto quindi vento qui non ce n'è. No. Ok. C'è qualcuno qui con noi? Cosa ha detto? Lui l'ha Ha fatto anche però. riso, hai Sì. sentito? Lui l'ha fatto però, ha detto. Lui l'ha fatto però. Lui ha fatto cosa? Cosa vuol dire lui l'ha fatto? Lui l'ha fatto però. Ti comporti così? Perché sì, sembra che abbia detto. Perché sì, non è una risposta. No, neanche un po'. Hai paura che ci dica qualcosa che non vuoi che noi sappiamo? Beccato. Sembrava un'altra K2. Vedi, noi sappiamo già quello che hai fatto. E non ti sei comportato molto bene, soprattutto essendo un servo del Signore, un uomo di Dio. Non hai fatto una cosa molto bella. Non parli più? Ti dà fastidio che noi sappiamo? Ti sento un gran freddo? Posso provare a immaginarmelo come possa essere. Sì. Non. Ok? Ok, Va bene. grazie. Grazie per aver fatto cadere la pallina. Sì.
sì. Ok, grazie. Va bene. Ok? Grazie. Pia o lui? Chi è l'ha fatta cadere? Sei tu che l'hai fatta cadere, io, vero? Lui. Sei tu qui con noi. Tu scendi e lei non può. Ha detto ingrata. Ah, io sono un'ingrata, io non sono ingrata. O pensa che Pia sia ingrata. Ma ingrata per cosa? Lo ascolteremo poi nella registrazione. Allora, abbiamo voluto fare la sessione Spirit Box qui sulle scale perché molto probabilmente Pia, che secondo noi si era manifestata poco prima, è scappata di sopra in quanto è arrivato l'uomo, il prete, e quindi con la Spirit Box è stato più semplice cercare di creare un contatto, anche se lui si fa sentire di più, non vuole che lei parli con noi, è maleducato perché comunque ci risponde in maniera aggressiva e prepotente, è proprio una persona come che si dice, padre padrone, comunque sia per me è cattivo e basta, sì, che la costringe a stare di sopra quando lei vorrebbe parlare con noi e invece lui parla al suo posto e ci ha fatto cadere la pallina 3 volte, comunque sia. Thank you.
siamo arrivati qui al pozzo, come avevamo detto. Esatto, Franco e Domenico sono stati così gentili da aver posizionato questa sbarra di ferro che ora voi forse non vedete, ma abbiamo calato una telecamera su, apposta dentro l'acqua fino in fondo al pozzo per vedere cosa c'è e se durante la notte abbiamo rilevato delle anomalie. Mentre noi eravamo nella parte interna della casa della chiesa e la telecamera ha registrato per tutto quanto il tempo. Ora siamo venuti qui da Alberto, il bambino che è morto dentro al pozzo. Esatto. Visto che anche in casa ci hanno ridato le conferme che lui è qui e non può stare con Pia, la sua mamma. Vediamo un po'. Io mi chiamo Soili. Io mi chiamo Annika. Ciao Alberto, ci puoi sentire? Ci capisci? Vorremmo sapere quanti anni hai. Non so se ho capito giusto. Cosa? Io ho capito 5. Io non sono riuscita a... Hai 5 anni? Conferma, 5 anni. Hai 5 anni? Beh, l'altra volta io avevo supposto 5 o 6 anni. Siamo lì. 5 anni. Grazie Alberto. Cos'è stato? Un lamento di panico. Ah no, questo è il bimbo. Bambino. Oddio. Mi è venuta la pelle d'oca. Hai sentito che roba? No. Oh mamma, oh mamma, oh mamma. Quell'arnese che te vedi dentro l'acqua è una telecamera. Sembra tipo un sì, ho sentito. Comunque registra la telecamera subacquea, anche la voce. Io ho capito Alberto. Sì. Però è lui che lo chiama. Sì, è lui che lo chiama. È come se gli dicesse... Sensazione mia. È come se gli dicesse non dire niente, stai sì, zitto, certo. non fare niente. Bene. Abbiamo avuto la conferma che Alberto è qui, abbiamo sentito la sua voce. Il suo lamento, purino. Il suo lamento più che voce. Io direi di chiuderla qui, per me è stato... Sì. È stato abbastanza forte. Porca miseria, è stato fortissimo. Sì. È stato fortissimo e comunque abbiamo avuto le conferme dell'altra volta che comunque questo prete continua a tenere separate il figlio dalla madre. Esatto. Non sappiamo per quale motivo faccia questo, perché non è logico. È l'unica, cosa che non dicono, non fanno trapelare nulla. No, evidentemente rimarrà sempre un segreto a questo punto. Direi di sì. Però abbiamo riconfermato quello che abbiamo scoperto l'altra volta. Direi di sì. Sì. Va bene, grazie Alberto. Grazie Alberto, ciao. Il K2. Giura, ora? Ho sentito un rumore di sotto. Hai sentito un rumore giù di ferro. Alberto. Non so, non gli piace il rumore della spirit box. Può darsi, forse gli fa paura. Può essere. Gli fa paura la spirit box. Ah, mi spiace. Se vai meglio così, va bene. Hai visto che bel gioco? Se lo tocchi fa tante luci colorate. Piccolino. Le palline te le lasciamo, va bene? Così ci giochi. Il K2. Sì. Bene. Questo però non te lo possiamo lasciare, Alberto. Anche perché prima o poi si scaricherebbe e esatto. Non avrebbe più. Non avresti da giocare. Ci sto salutando per me. Grazie. Grazie, veramente. Ciao. Ciao.